In occasione della giornata della memoria, il sindacato pensionati SPI-CGIL di Reggio ha organizzato una visita guidata con un gruppo di studenti della scuola media di Massenzatico sulle tracce della resistenza di Don Pasquino Borghi e del ghetto ebraico di Reggio Emilia. Come pensionati della CGIL, ci teniamo moltissimo a fare un incontro 1 o 2 volte all'anno con le scuole per parlare con loro insieme a degli esperti, in questo caso con Istoreco della Resistenza e di tutte le lotte che hanno fatto le generazioni passate per avere un mondo più democratico e più libero. La scuola ha bisogno di conoscere questi fatti. I ragazzi devono acquisire questa esperienza per poterla anche discutere con i genitori, con i nonni anche. E lo SPI, il sindacato dei pensionati, si propone di trasmettere a questi ragazzi una realtà vera, che i testi, che ancora i programmi scolastici non intendono insegnare. La visita è stata organizzata in collaborazione con Istoreco e AMPI. Siamo partiti dall'ex carcere dei Servi, dove sono stati appunto incarcerati Don Pasquino Borghi, e sono stati di passaggio i Cervi. Poi siamo passati alla sinagoga, anche altro luogo molto importante e significativo della memoria della città. Poi siamo andati in altri luoghi dove ricordo la nascita del primo Comitato di Liberazione Nazionale, cioè in Piazza San Francesco. Poi abbiamo fatto le carceri per ricordare quello che il fascismo ha fatto contro gli oppositori. Di quello che rimane di questo ex convento, dei Servi, ecco, sono questi due. Poi nel 37 I muri parlano a volte, basta saperli interrogare, oppure che c'è qualcuno che sa decrittare i misteri, i segreti e le memorie che stanno dietro ai muri. Noi abbiamo molti luoghi, anche qui in città, ma non solo, che meritano di essere visitati e riconosciuti, per far sì che questi luoghi siano leggibili, che i ragazzi sappiano che camminiamo sullo spessore del tempo, di che questo tempo ha qualcosa da dirci e che se è anche vero che non sempre la storia è magistralite, però ragionare sulla storia può aiutarci anche a capire il presente, anche a immaginare i possibili ritorni. Quella lapide là ricorda che in questo carcere che era qui fu detenuto anche tra i 460 circa, come ho detto prima, uomini e donne, Don Pasquino Borghi. Motivare i ragazzi in questa fascia d'età e allo studio della storia, coinvolgerli attivamente, significa poter dare anche l'opportunità di vivere nel territorio quelli che sono stati i luoghi che hanno caratterizzato certi eventi. I ragazzi spesso non conoscono i luoghi specifici della nostra città e quindi portarli sul luogo, ascoltare aneddoti in cui i ragazzi poco più grandi di loro hanno vissuto gli eventi della Resistenza e ci sembrava, insomma, una proposta effettivamente importante. Che aveva 15.000 abitanti in tutto nel 700, verso la fine del 700.